Ciao a tutti, in questo breve video vi farò vedere come usare le label sul disegno e i cursori in simulazione. Creiamo un nuovo schema. Componenti, prendiamo il solito generatore. Le solite due resistenze, diciamo. Un valore di tensione, un valore di resistenza, 1 kΩ. Colleghiamo tra loro i componenti. Usiamo il ground, che è già, diciamo, una label, quindi non occorrerà più collegare insieme il meno del generatore con questo capo qui della resistenza. Per quanto riguarda il più dell'alimentazione, usiamo una label, la chiamiamo più 5V, port type lasciamo none e mettiamo più 5 così. Quindi qui abbiamo usato delle label normali. Se volessimo usare delle label di rimando, facciamo un esempio di rimando molto semplice, ad esempio mettiamo una resistenza qui, diamogli un valore anche a lei, 1 kΩ, prendiamo la label che è massa e una label che gli diamo un nome qualsiasi, ad esempio input, per quanto riguarda questo qui, e una label di output. Adesso teniamo i fili, mettiamo qui. Vedete che il segno grafico si autocompleta. Facciamo finta che qua in mezzo c'è un altro pezzo di schema dove, diciamo, non ci permette di passare con un filo. Disegniamolo come una specie di riga, tanto per farvi capire la label. Quindi le label sono tutti questi rimandi, l'importante è che abbiano lo stesso nome, quindi questo segnale qui esce di qui e rientra di qui. Questo qui lo facciamo diventare un generatore di sinusoide da 5 volt, 5 Hz. Ok, andiamo al simulatore. Diciamo un secondo, ok, andiamo a simulare quel punto qui che equivale a simulare questo. Infatti se io aggiungo questa traccia qui non me la fa aggiungere perché è già la via. I cursori, come vi ho accennato all'inizio, si attivano cliccando su qua. Questo qui è il cursore 1. Quando esce il numero 1 si può spostare il cursore e si può prendere o sulla traccia orizzontale che è quella verticale, lo si può portare dove, in qualsiasi punto della nostra simulazione. Per aggiungere la seconda traccia basta cliccare un'altra volta. La prima volta che si apre la traccia, diciamo, del cursore, del primo cursore, si apre anche questo riquadro che sarà fuori schermo. Vedete, muovendolo già dà le informazioni di orizzontale e verticale, quindi la scissa è ordinata in millisecondi e millivolt. Come vedete, il cursore 2 qui ancora non è stato attivato. Ma io andrò a prendere il secondo cursore, si attiveranno e
rispettivi campi. Sotto troviamo la differenza tra il cursore 2 e il cursore 1. Quindi abbiamo le informazioni di frequenza e di differenza tra i due. Questo è tutto. Ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.